Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buongiorno. Non so, forse non si sente. Buongiorno. Stanno già dormendo. Possiamo solo peggiorare. Allora, perché siete qui? Cosa abbiamo fatto di così bello da attirarvi a venire qui oggi? Abbiamo promesso dei premi. Sapete che ci sono dei premi alla fine? Oh, ah, guarda, sono illuminati tutti con gli occhioni. Ah, dei premi! Allora, i premi sono bellissimi, ma ve li dovete conquistare. E come si fa a conquistarsi i premi all'INPS? Come si fa a conquistarsi la pensione? Faticando, no? Allora, intanto buongiorno. Ufficialmente, Casa del Welfare, noi siamo in rappresentanza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e forse qualcuno di voi si è chiesto: ma cosa c'entro io con l'INPS che paga le pensioni? Ma ho 18 anni, sto facendo le superiori, chi se ne frega? Allora, da qualche anno l'INPS vuole avvicinarsi ai giovani. Perché? Perché sa che il mondo del lavoro è lì. Tipo, voi che classe fate? La quinta, è lì, così. Cioè, manca poco che chiudete il portone della scuola, fate ciao ciao alle superiori e magari qualcuno di voi già si è un po' affacciato, no? Qualche lavoretto estivo, qualche ripetizione, non so. Allora, l'INPS è come se vi dicesse: guarda, sappi che quando inizi a lavorare io sono qui e tu devi interfacciarti con me. Oggi lo facciamo sotto forma di quiz. Io sono il vostro Gerry Scotti e oggi io e la mia letterina, velina, co-presentatrice di oggi, e vi faremo 13 domande che parlano di previdenza. Qualcuna la saprete, qualcuna tirerete a indovinare, qualcuna non avrete idea, però dai, cerchiamo di divertirci. Allora, mi serve un capitano per squadra, vedete che la stanza è già un po' divisa in due. Mi serve un capitano di qua e un capitano di là. Lui si sta nascondendo già, però c'è la maglia fosforescente, come faccio a non prenderti? Vuoi essere il capitano? Va bene. Allora, domanda di rito, come ti chiami? Simone. Simone. Simone, scegli la squadra di essere il capitano della squadra blu o della squadra rossa? Rossa. Allora, la squadra rossa siete voi. Capitanata da Simone. Voi siete la squadra blu. Avete deciso? Lei ha uno sguardo terrorizzato della serie: no, ti prego, no, io. Fai tu, come ti chiami? Ajar. Ajar. Ajar, ok. Perfetto. Allora, aiutatevi. Cioè, non è solo il capitano che deve rispondere, mi raccomando. Compattatevi se sapete, se non sapete, se provate, mi raccomando, aiutateli. Come si fa a prenotarsi? L'INPS ha dei potenti mezzi, la prova pulsante è questa. Per cui, prova pulsante squadra rossa, funziona, squadra blu, no. Eh sì, perché cioè loro devono dire a te, alza, rispondi là, io vengo sempre da te, va bene? Guarda, abbiamo già agguerriti animi. Va bene, se pensate che l'INPS sia roba da vecchia, avete sbagliato secolo, infatti guardate noi come siamo giovani, visto? Allora, una piccola carta d'identità, se la regia, benissimo, noi siamo questi. Siamo un ente vecchiotto, è vero, però da tanti anni ci occupiamo di previdenza. Facciamo girare un sacco di soldi perché abbiamo un bilancio secondo solo a quello dello Stato. Siamo in tutta l'Italia perché ci chiamiamo INPS, la N sta, ah, mi raccomando, si chiama INPS, non IMPS, come a volte cercano di scrivermi delle email con la M, non arriva, è nazionale la N sta per cui ci siamo da Bolzano a Cagliari a Reggio Calabria. E cosa facciamo? Assicuriamo protezione sociale, previdenza e assistenza per più di 25 milioni di lavoratori, per cui l'eventualità che voi prima o poi abbiate a che fare con noi è molto 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 probabile. Ok, cominciamo, siete pronti? Siete pronti?
Benissimo. Prima parte del gioco. Quanto siete previdenti? Rossi? Siete voi rossi? Contro blu? Avanti, prima domanda. Come funziona il sistema contributivo? Il sistema contributivo è quello che si applica per calcolare l'importo della pensione quando avrete diritto. Vedo una timida manina di Ajar. Guarda, questa prima che mi uccido, tirala un po' dentro. Dimmi cosa pensi che sia la risposta. Quale pensi sia la risposta? La 1. Siete d'accordo, squadra? Bravissimi. L'importo della pensione sarà commisurato, ma che paroloni, ai contributi versati durante tutta la vita lavorativa. Vediamo se avete ragione. Un punticino per i blu. Bravi. Dal 96 questo è l'unico sistema che si applica alle pensioni, per cui noi tutti andremo in pensione con il sistema contributivo, per cui dal mio primo giorno di lavoro all'ultimo viene fatto un bel calcolone che non vi so neanche spiegare perché non lo so nemmeno io, e vi manderemo in pensione tutti, ci manderemo in pensione tutti con il sistema contributivo. Bravi, pronti per la 2? Domanda 2. L'estratto conto contributivo, che cos'è? Non fatevi ingannare da questo nome, lo so che mi metto sempre in mezzo, ma mi hanno detto che c'è una telecamera là. Allora, che cos'è? La 2. Allora, i rossi dicono che è l'esposizione delle entrate e delle uscite contributive. Vediamo se hanno ragione. Mi spiace. Diamo una possibilità ai vostri avversari, che ci dicono che la risposta giusta tra la 1 e la 3 è la? 1. 1. Cioè l'esposizione dei contributi accreditati. Sarà vero? Oh, bravi. L'inganno è questa parola, estratto conto, che ci fa venire in mente la banca. Quello che ci accreditano e quello che preleviamo. Invece per l'INPS l'estratto conto è solo in entrata. Ovvero il mio estratto conto da lavoratore riporta tutti i periodi che ho lavorato e che sono stati contribuiti o da me, se sono un lavoratore autonomo, o dal mio datore di lavoro, se sono un dipendente. 2 punti per i blu. Su rossi, agguerriti, che potete ancora rimontare. Numero 3. I contributi previdenziali che io verso se vado a lavorare per un periodo in un paese dell'Unione Europea, che fine fanno? Aspetta che mi sposto così, leggete? Non troppo. Confermi? La 3? Allora, la 3, ovvero sono totalizzabili con quelli versati in Italia. Avranno ragione? O se vado alla... bravissimi, un altro punto. Ricordiamo questa parola, totalizzabili, che ci fa venire in mente il totale, cioè che li prendo e me li riporto e li unisco. Un po' diverso è quello che succede per la domanda dopo, che è la numero 4. Cosa faccio degli anni di corso universitario? Che ne posso fare? A parte studiare, impegnarmi e laurearmi eventualmente. Una volta che ho frequentato il mio corso, che posso fare di questi anni? Cioè, sono persi e non ne posso fare nulla? La 3? Attenzione, lei dice la 3, la squadra, non lo so. Io proviamo la 3. Possono essere riscattati a titolo gratuito. Vediamo. Oh no. Mi sa che avevano forse ragione i suoi compagni. Però la palla passa a loro. La 2. Deciso, dice la 2. Cioè che possono essere riscattati sì, ma a pagamento. Avrà ragione? Avrà ragione. Yeah. Molto bene. Un punto anche per i rossi. Allora, totalizzazione gratuita, riscatto a pagamento. Per cui sì, io posso riscattare i miei 4, 3, 5 anni di corso quando però sono disposto anche a sborsare una sommetta. Prossima domanda. Siamo 3 a 1? 3 a 1. Domanda 5. Abbiamo un'offerta di lavoro, ci offrono un contratto di apprendistato. Che cos'è il contratto di apprendistato?
È un semplice patto formativo. Dimmi chi ha alzato. I blu? Sempre loro? Velocissimi. La 1? Allora, la squadra blu dice che è un contratto di lavoro subordinato con periodo formativo e versamento di contributi previdenziali. Tu cosa avresti risposto, squadra rossa? Anche tu? Vediamo se avevate ragione. Molto bene. Allora, attenzione, il contratto di apprendistato è un contratto a tutti gli effetti. La domanda dopo ci propone un altro tipo di contratto che da giovani potreste ricevere come offerta. Vediamo la differenza. Domanda 6. Il contratto di tirocinio. Attenzione, abbiamo imparato che cos'è il contratto di apprendistato. Che differenza c'è tra il contratto di tirocinio? C'è. Hai cambiato capitano? È la tua mano. Accettiamo, giudici. Accettiamo. La 3. Lei ha alzato la mano al posto tuo, sei d'accordo? La 3. Allora, la squadra rossa dice è un contratto di prestazione d'opera gratuita. Avranno ragione ad aver cambiato capitano? Aiuto, squadra blu, dimmi tu. La 2. Allora, la squadra blu invece ci dice che ho un contratto di lavoro subordinato con periodo formativo e versamento di contributi previdenziali. Ma non era la definizione di prima? Due. E il punto è mio. Perché io la sola risposta è la 1. Il contratto di tirocinio è solo un contratto... Scusate, non è neanche un contratto, è un patto formativo. Attenzione, differenza sostanziale. Se adesso vi faccio una domanda supplementare io. Se io faccio un contratto di apprendistato, 6 mesi di contratto di apprendistato e 6 mesi di contratto di tirocinio stage, nell'estratto conto contributivo, quale dei due trovo? Troverò solo l'apprendistato, perché per l'apprendistato c'è il versamento contributivo, per il tirocinio stage no, per cui quando mi viene offerto qualcosa, attenzione, sappiamo cos'è. Numero 7, siamo 3 a 1, 3 a 2, 4 a 1, wow, bravo io, la vinco sempre io questa domanda, è la domanda trabocchetto. E se scoprono che il mio datore di lavoro mi ha assunto in nero? La 3? Lei dice la 3 è soggetto a una maxi sanzione. Vediamo se ha ragione che lo dobbiamo maxi sanzionare, sto datore di lavoro. Allora, io lo dico sempre. Che il lavoro nero è illegale e io posso dire quello che voglio, ma faccio qualche ora, ma aiuto mio zio al bar, ma sì, cosa vuoi che sia? E in Italia il lavoro nero è illegale. Se io non ho un contratto, non ho una busta paga, non ho versamento contributivo, io sto lavorando in maniera illegale. Punto stop. Però il punto è vostro, è legalissimo. 5-1. Adesso, siccome voi sarete stufi di sentire la mia voce, io passo... Ma la mia super collega. Tutto tuo. Grazie. Allora, attualmente siamo 5 a 1, ok? Quindi siete leggermente in difficoltà. Ma il numero di domande è sufficiente per la rimonta. Quindi mi raccomando. Allora, prossima domanda. Quali sono le principali pensioni che si possono avere alla fine della propria vita lavorativa? Leggete bene la domanda. Alla fine della propria vita lavorativa. Sono più o meno simili a cambiare, giusto l'ultima, vi aiuto. Pensione di inabilità indiretta o reversibilità? Vai. La 1. La 1, vediamo. È giusta. Perché la 1? Chi è che l'ha indovinata? Perché la 1? Perché c'è la pensione di vecchiaia. Quella anticipata che in teoria ti danno un tot di soldi e poi puoi andare in pensione. E poi, qual era l'altra? L'inabilità. Se non puoi più lavorare vai in pensione.
Ok, esatto. Per questo vi ho detto leggete bene la domanda. Perché non è la fine vita, ok? Fine vita sarebbero state magari corrette anche le altre. La fine della vita lavorativa è la pensione di inabilità. Non sei più in grado di lavorare, prendi una pensione. Andiamo avanti. Chi sono i lavoratori precoci? Magari tra voi ce ne sarà qualcuno. La squadra, dovete migliorare il buzz. Alzate la mano più veloce, poi ragionate. La 1? La 1, vediamo. Oh no. Vai, squadra rossa, mi raccomando. Sì, sì, la 2. La 2. La 2, vediamo se la 2. E vai, punto alla rossa. I lavoratori precoci sono coloro che prima dei 19 anni hanno già un anno di contributi. Ok. Vanno anche in pensione prima, quindi è importante. Quando trovate i lavoretti, avere il contratto piuttosto che lavorare a nero aiuta poi quando uno va in pensione stanco e lavora meno. La nuova assicurazione sociale per l'impiego, la NASPI, che cos'è? Vai. La 2. La 2. Questa la indovinano tutti, è l'indennità di disoccupazione. Quindi questa è facile, di solito viene sempre indovinata. Quanto stiamo? Vai, stanno rimontando. 13. Siamo verso la fine. Prossima domanda. L'ALAS, questa è nuovissima, 2022. Se la sapete siete troppo bravi. La 1? La 1, vediamo. È corretta. Che scuola fate? Ok, perché siete i primi che la indovinano in questi giorni. Ok, è l'equivalente della, tra virgolette, disoccupazione però per gli autonomi dello spettacolo, che non sono solo i cantanti, quindi quelli che guadagnano bene e che possono, ma sono anche le comparse, le controfigure, chi lavora ai parchi divertimento, Gardaland, sono tutti lavoratori dello spettacolo. Ok. Penultima domanda. L'assegno unico universale. Vai, squadra rossa è stata decisa. Aspetta. Il suggerimento arriva da dietro, dai. La 2. Sì, sì, la 2. La 2, vediamo se è vero, se il suggerimento è giusto. Giusto. Prima si chiamavano assegni al nucleo familiare, adesso assegno unico universale. Sono dei soldini che tutti i genitori prendono quando nasce un bimbo. Quindi quando siete nati, il primo regalo che avete, il secondo che avete fatto dopo la vostra nascita è l'assegno universale. Perché la prima è la nascita, giusto? Ok. Ultima domanda. Le domande di prestazione. Come si fa domanda all'INPS? Non ho visto. Aiutiamo, mi è sembrato uguale, quindi la 3. La 3. Oh yeah! Giusto, solo online. Siamo avanti da questo punto di vista, eh? Solo online. Bene, chi ha vinto? Per 2 punti in più, cioè 7 punti contro 5. 7 e 5. Hanno vinto loro, però loro hanno fatto un'ottima rimonta. Quindi premio per tutti. Sono pronti i regalini? No, no, loro hanno rimontato alla grande, giusto. Bisogna premiare l'impegno.